Grazie Presidente. Con questo regolamento sicuramente si chiude una fase, come abbiamo visto, un po' lenta per l'approvazione. Non abbiamo sicuramente la pretesa di risolvere tutti i problemi, anche se era doveroso operare, comunque abbiamo ritenuto doveroso operare un aggiornamento, una modifica dell'attuale regolamento, la delibera d'Assemblea Capitolina 68 del 2011, perché obiettivamente carente in molti suoi aspetti. Come dicevo, non abbiamo la pretesa di aver risolto le annose anche problematiche che investono la categoria taxi e anche la categoria NCC, però riteniamo che sicuramente abbiamo fissato delle basi. Ricordo all'Aula che sono stati votati insieme agli emendamenti anche degli ordini del giorno in maniera unanime, quindi da tutta l'Aula, a prescindere dal colore politico. Mi riferisco a, per esempio, alla situazione dei bagni pubblici, che quindi, come ha anche sollevato prima il collega De Primo, ci sensibilizza un po' tutti, ma anche ad esempio l'implementazione del personale della polizia locale, l'implementazione anche di stalli dedicati al servizio taxi all'interno della città, e non in ultimo anche l'implementazione dell'applicazione pubblica chiama taxi 060609, anche con ulteriori funzioni rispetto a quelle che prevedono poi non solo la prenotazione della corsa da parte del cliente, ma anche ad una comunicazione diretta tra la categoria e l'amministrazione, sicuramente sempre molto utile. Quindi ci accingiamo a chiudere questo regolamento, consegno naturalmente il voto favorevole della maggioranza. Grazie.